Ok, raga, allora riprendiamo esattamente da dove ci siamo fermati al termine del video precedente. Metto un attimo in pausa. Abbiamo salvato Casey. Potevamo scegliere se prenderci le armi o salvare Casey. Alla fine ero un po' indeciso. Abbiamo salvato Casey. Però ci sono quelli della torre che sono tutti fuori dalla chiesa in questo momento qua, che ci stanno aspettando. Quindi adesso bisogna vedere un po' come si risolve la situazione. Intanto dobbiamo incontrarci con Casey e vediamo un po' come si evolve la cosa. La Madonna. Ma lei è me. You don't want to do that. Just because we're safe in here doesn't mean you can ring that bell and kill all those people. That you tourist? Oh, thank God. Look, you have to talk some sense. Si suona la campana. If she rings that bell, didn't you hear them out there needlessly slaughtering each other when they should be unified? They have always been stupid and cruel, even before the world went to shit. Their fucked up philosophies, their petty treachery, even the innocent, their pathetic desperation. They all twisted my priorities, blinded me to the truth. I should have been looking after me and mine. All along, I allowed them to take her away from me. They are the reason my daughter is dead. Taurus, she's lost it. Listen to her. No, 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 no. Let her ring that bell. No, one no. One of us has to kill her. Please, don't force me to do it. I'm glad you're here, tourist. Non farlo. Bear witness. The slate needs to be wiped clean. We are out of time. Drown in death, motherfuckers. No, non sparare, non sparare. Non sparare. No. Cazzo. Oh cazzo, sono morti tutti e due, porca puttana. E mo? Mamma mia, raga. Ma non me la sentivo di ucciderlo. Non... Era meglio se lo facevo fuori, Casey, guarda. Devo farlo fuori. E basta. Trova le entrate della riserva. Da fuoco, ottimo. Questo cos'è? Questo è un fucile
Allora un attimo, che qua ci abbiamo un bel po' di roba. Allora, questo lo lasciamo giù. Questo lo mettiamo qua. Questo a sto punto lo lasciamo giù. Quanto sono? 9. Un attimo, organizziamoci bene. Questo cos'è? Via. Don't be a tourist in your life. Andiamo qua. Allora, questo qua ricarichiamocelo. Ce lo ricarichiamo. Ok, e lo teniamo in mano un attimo. La doppietta la lasciamo giù. L'ascia la lasciamo giù. Se c'è da combattere, ci mettiamo. No, un attimo. Un coltello qua. Così qua abbiamo due armi da corpo a corpo. E qui abbiamo questo. Ok. Ok. Qualcosina abbiamo raccolto. Qui vedete, molto probabilmente potevo entrare, prendere delle medicine, prendere un po' di roba, che adesso qua, avendo chiuso la porta dell'armeria, questa mi sa che era l'armeria. Vediamo. Ah, qua è tutto allagato, vedete, qua potevo prendere cose, recuperare oggetti probabilmente. Zombie. Devo salire su. Cazzo. Come faccio? Devo lasciare giusto robo. Allora, un attimo. Svuotiamo il caricatore. Lasciamolo giù. Questo lo mettiamo qui. E qua saliamo. Sì, comunque sia, nell'armeria non è che avrei potuto prendere tantissimo. Qui abbiamo il fucile, giusto? Abbiamo il fucile a pompa, che è carico. Quanti colpi abbiamo per il fucile a pompa? 131. O 31, forse 31. La doppietta ci garantiva più proiettili, però. Però tanto l'arco ce lo rifacciamo abbastanza tranquillamente. L'arco lo facciamo abbastanza tranquillamente. Cavoli, dovevo uccidere quel pirla lì. Ah, come finisce così? No, non può finire così. Aver giocato. Ci sono ancora tante aree da esplorare, oggetti da creare e vacanti da uccidere. Continua a giocare e scopri quanti giorni riesci a sopravvivere. Ok, Aftershock è ora disponibile. Ok, quindi praticamente allora un attimo che facciamo anche così. Intanto giochiamo un po' e intanto parlo un po' di quello che mi è sembrato del titolo.
Quindi praticamente, raga, qui il gioco praticamente va avanti. Io posso andare avanti e provare a sopravvivere. Where the fuck are you, man? My legs, my fucking legs. You gotta find me. I can't even look at them. Don't have much left. Oh Jesus. The cash is here in Dana's auto shop, like you said. We scored. The reclaimed, I fucked them up good. But it cost me, man. Please. You have to find me. Save me. I can't hold on for long. Fucking hurry, man. Bleeding out. God damn it. Should have memorized that fucking map in the lumberyard office better. I don't want to die, man. Please come get me. Not much time left. Avanzi della riserva. Pronto a esplodere. Incarico aggiunto. Vai a Baywater, cerca il deposito della carrozzeria, cerca indizi dell'ufficio della segheria a Baywater. Quindi raga, io direi che andiamo in giro, magari a sto giro, scusate il gioco di parole, utilizziamo un po' più di armi, proviamo a costruire qualcosa di figo, non so. Questa ad esempio, questa qua è la carabina. Un sacco di cose. E intanto, anziché fare magari dare un'opinione sui titoli di coda, do direttamente un'opinione qua giocando. E non è notte, allora Baywater. E che dire di questo gioco? Mi ha stupito. Questo titolo è stato uno dei giochi più belli che io abbia provato per il VR, prima di tutto perché è implementato bene. È un gioco davvero completo, nel senso che sono riuscito a... mentre diciamo che altri giochi come Farpoint, altri titoli che ho provato, diciamo che l'interazione all'interno dello scenario e quello che andavi a fare col VR, o come anche il gioco dell'orrore dove eri è cambiato un po', è cambiato qualcosa, no? C'è il sole, non lo so. E dai, stupido zombie, vieni. Ah, dovevo riciclare le robe, non l'ho fatto. Perché mi sa che c'è un po' di roba nello zaino, infatti. Vabbè, tanto io non credo, cioè non so se andrò avanti, ma... non credo. Il deposito della segheria. Questo qua è il deposito della segheria. Ma che è? Un attimo, controlliamo la mappa perché... ah, ma non posso... non posso controllare la mappa. Ma questo cos'è? Un soldato? Oh merda. Cazzo! Spara! Culo! Ma... ah, raga, ma scusate, ma non muore. Sono morto. Perché questi qui hanno la... hanno la... ho capito, è diventato più difficile ora. Questi hanno una specie di elmetto ed è molto difficile distruggerle. Quindi l'unica cosa da fare è farlo con delle granate. Con delle granate oppure distruggere l'elmetto. Adesso proviamo. Comunque stavo dicendo che il gioco è implementato molto bene. È il più completo in quello che puoi fare con i move, col VR. E quindi effettivamente ha un gameplay completo a 360 gradi. Mentre invece altri giochi
come si limitavano magari solamente a muoverti, sparare, dove le interazioni e le cose che potevi fare erano veramente limitate, o almeno mi riferisco a quelli che io personalmente ho provato. Questo effettivamente si possono fare. Ma scusate, ma perché questo è passato? Fanculo. Sì, ma sto fucile a catenaccio. Ah, perché devo portarlo indietro, forse. Qua salti in aria. Ah, scusate. Ah, passa lo zombie o l'esplode? Passo io, esplodo. Ma com'è sta storia? Quindi ho fatto molto bene. La storia, fatta bene, carina, divertente, così come l'ambientazione che comunque vive ti coinvolge. Poi veramente in VR, l'interazione, i movimenti che devi fare, il gameplay veramente ti aiuta proprio anche a immedesimarti nella storia, perché sei proprio tu che ti stai muovendo nel gioco, ed è una roba molto figa. Motion sickness a pari a zero, ovviamente io faccio piccole sessioni di un'oretta massimo, però motion sickness davvero pari a zero, insomma. Poi io, vabbè, magari, cioè, nel senso che ovviamente se corri ti muovi spesso, però vedete anche sta roba qua, guardate sta roba qua, che ti puoi muovere a sinistra, a destra, in questa maniera. È una roba che, diciamo, che altri giochi in VR non è implementato così bene, anche il movimento e tutto quello che puoi fare, quindi è tanta roba. Il gameplay, a parte il discorso VR, è validissimo, è molto 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 bello. Allora, un attimo, intanto guardo dov'è la segheria e... il gameplay è bello, è proprio il gameplay tipico dei survival, mi piace tantissimo. Ha giocato come l'ho giocato io, ha comunque già delle difficoltà. No, raga, ma perché non muoiono più sti tizi? Cioè, ma che cazzo? Sì, non mi piace sto fucile, raga. Non mi piace. È lento, qua è pieno di esplosive. È un fucile da cecchino. Ecco. Ora è divertente. Io potrei anche fare una roba del tipo che sparo, magari. Ah, forse devo... Ho finito i colpi. Non so. E quindi è... Vabbè, niente, non esplode. Sentite, vado di qua. E quindi il gioco è valido. È bello, è divertente. Anche non giocato in VR, comunque già dà delle belle... dà delle belle soddisfazioni. Dà delle belle soddisfazioni, quindi sicuramente ne vale la pena. E niente, quindi, cioè... Ma scusa, ma perché lei non muoiono?
Vabbè. Allora, facciamo esplodere satanica. Una medicina. Questo è l'ufficio della sigaretta. E poi ha una bella longevità, perché comunque sia. È vero che la storia comunque può risultare un po' lenta, però andare avanti per vedere anche quanto puoi sopravvivere. Le ambientazioni sicuramente saranno sempre queste, non ci sarà nulla di nuovo. Però questa è la segheria, no? Sì. Allora, io cosa devo fare? Allora, un attimo. Cerca il deposito nella carrozzeria. Insomma, il gioco ne vale la pena, quindi adesso io andrò avanti un po' per i fatti miei, anche graficamente, raga, comunque sia, per essere un gioco di war, è tanta roba. Quindi, niente, vi invito a supportare il canale, se vi va, e di iscrivervi, e niente, ci vediamo più avanti con prossimi altri giochi. C'è il DLC, adesso vedrò un attimo se provarlo o no, di che cosa si tratta, insomma, lo proverò un po'. E niente, alla prossima, ciao!